Mister, oggi è arrivata una sconfitta, un incidente che nel percorso ci può stare, però come giudica la prestazione? Ma ci può stare per quello che praticamente a livello statistico, dopo tantissimi risultati positivi, ci può stare, ma non l'accetto, perché insomma alla fine siamo in un percorso molto ma molto positivo e oggi potevamo riconfermare il secondo posto. Noi siamo riusciti, abbiamo trovato una squadra che si è difesa benissimo nel primo tempo, soprattutto si sono messi tutti dietro la linea della palla, quindi abbiamo un attimo peccato di... dovevamo stare calmi, tranquilli, e il gol lo potevamo fare da un momento all'altro. Invece siamo anche innervositi subito, abbiamo sbagliato parecchi passaggi, cosa che non è, diciamo, cosa che noi non facciamo abitualmente. Abbiamo avuto qualche occasione per passare in vantaggio, però ecco, non siamo stati cattivi come nelle altre partite precedenti. Poi nel secondo tempo è chiaro il voler a tutti i costi passare i vantaggi, abbiamo concesso questa ripartenza, questa palla lì, abbiamo fatto gol e poi si sono sempre difesi tutti dietro la palla, noi abbiamo cercato di pareggiare, di raddrizzarla questa partita, non siamo riusciti, qualche occasione l'abbiamo avuta, attraverso qualche palla del portiere, qualche mischia in aria, con il gol annullato che voglio rivederlo. Però alla fine sono partite che si vincono più che altro nella prima parte della gara e non ci siamo riusciti. Nel secondo tempo è chiaro che poi una volta che passi in svantaggio aumenta più il nervosismo e seppur nervosi qualche occasione la potevamo anche finalizzarla. Dopo le sostituzioni abbiamo perso i punti di riferimento in campo e la superiorità non è sembrato per niente dalla parte nostra. Ma noi dovevamo, io ho messo tutte le, diciamo, la qualità che ci abbiamo, che ci avevamo, perché una volta che è entrato Gentile, è entrato Dammacco, Ferreira, ho provato con tutti, diciamo, gli effettivi a inserire tutta la qualità per poter sbloccare questo risultato. Diciamo che non ci siamo riusciti, forse se fosse entrata, non so, l'attraverso qualche altra occasione staremmo a parlare di un altro tipo di partita, anzi se riusciamo a pareggiarla subito e mancava qualche altro minuto forse potevamo anche vincere. Il problema è che non siamo riusciti a pareggiarla e i punti di riferimento non è che li abbiamo persi, noi ad un certo punto con gli effettivi che avevamo potevamo fare soltanto quel tipo di modulo e quindi alla fine va bene per loro, va male per noi, però nulla è compromesso, andiamo avanti come in altre circostanze abbiamo recuperato punti sugli altri, gli altri oggi hanno recuperato punti su di noi. È un campionato che mancano ancora 17 partite, tutto il giro di ritorno, quindi oggi ci facciamo il mea culpa, ragioniamo su dove abbiamo sbagliato, torneremo chiaramente consapevoli che non è una sconfitta che può compromettere tutto un campionato, è una sconfitta che fa male, però sicuramente ci riprenderemo perché iniziamo già con uno scondiretto l'anno nuovo e spero di tornare sul campo nostro la prima di ritorno, perché abbiamo bisogno anche del nostro pubblico, però ecco, fa niente, l'accettiamo serenamente questa sconfitta, fa male, lo so che fa male, però andiamo avanti. Diciamo l'impressione è che rispetto alle altre pretendenti alla promozione, almeno in questo momento, l'Altamura abbia un passo in più. Può succedere come l'anno scorso, poi tutto si rimesca nel girone di ritorno, o magari come successe l'anno in cui vinse il Cerignola, l'Altamura può fare corsa a sé? Ma in questo momento l'Altamura sta attraversando un ottimo momento, perché alla fine ha fatto tantissime vittorie costitutive come le abbiamo fatte noi, perché noi, a parte questa partita, noi abbiamo fatto benissimo nelle ultime, mi sembra, 11 partite, quindi insomma è chiaro che è venuta questa sconfitta che non ci voleva, però ritengo che il campionato non si fermi soltanto all'Altamura, ci stanno altre squadre, mi riferisco al Casarano, all'Andria, al Martina, a noi stessi, al Matera stesso, che anche se ha perso è ancora in gioco, sono 6-7 squadre che si contenderanno questo
primo posto. Sono tutte squadre, diciamo, con collettivi molto importanti, con tanta qualità, chiaramente vince chi sbaglia meno. Oggi, ripeto, fa male subire questa sconfitta, però dobbiamo accettarla, perché poi alla fine il campo ha detto questo. Bisogna essere bravi, umili nel guardarci in faccia, dire dove si è sbagliato e poi la prossima volta di stare più attenti in alcune circostanze.